Il nido di Via Puccini nasce nel 1976 per venire incontro alle esigenze delle famiglie del comune che in quegli anni conosceva una notevole espansione demografica. Dopo 35 anni di attività è sorta l'improrogabile esigenza di rinnovare radicalmente la struttura per adeguarla ai parametri fissati dalle attuali normative vigenti. Negli ultimi anni poi il fabbisogno di posti nido è risultato essere in sensibile aumento per effetto dei nuovi insediamenti abitativi, per l'incremento delle nascite e anche per una maggiore conoscenza del servizio. Il conseguente aumento delle liste di attesa ha evidenziato la necessità di realizzare ampliamenti e ristrutturazioni funzionali con lo scopo di migliorare il più possibile il servizio offerto e il soggiorno dei piccoli utenti. L'edificio di 3.200 metri quadrati circa, collocato al centro di un'area verde attrezzata con giochi bimbi, è costituito da una struttura di cemento armato formata da due piani fuori terra e un piano seminterrato. La sua altezza varia dai 2,50 m ai 3,60 m, mentre la struttura verticale portante è costituita da un sistema di pilastri. Al piano terra gli interventi di ampliamento degli spazi si sono concentrati sul recupero dei terrazzi esterni, per un totale di 107 metri quadri. Questo ha permesso l'ampliamento delle zone bagno ed una migliore ridistribuzione delle zone adibite ai soggiorni ed al riposo dei bambini. Al primo piano, per un totale di 80 metri quadri, sono stati recuperati spazi per nuovi uffici e una nuova lavanderia. Inoltre, gli interventi hanno consentito l'allargamento della cucina, permettendo così una migliore organizzazione per la preparazione dei pasti. Il progetto prevedeva interventi per creare favorevoli condizioni termigrometriche e ridurre le emissioni di gas serra secondo il protocollo di Kyoto. Esternamente sono stati eseguiti interventi per isolare adeguatamente l'edificio con materiali specifici. Sono stati cambiati tutti i serramenti con elementi a bassa dispersione termica e rifatta tutta la pavimentazione interna inserendo pannelli rigidi di lana di roccia. Sempre in tema di risparmio energetico, il tetto è stato realizzato con una struttura coibentata. Sono stati collocati sia un impianto di pannelli solari termici per il riscaldamento dell'acqua di consumo, sia un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Le facciate, ripristinate e risanate, regalano all'edificio un indubbio impatto visivo. La realizzazione di una piattaforma elevatrice esterna per il superamento delle barriere architettoniche dimostra che la struttura ha subito modifiche efficienti e moderne per una maggiore sicurezza e fruibilità. Il rapporto positivo che si è creato tra soggetto pubblico e privato ha fatto sì che il programma dei lavori fosse rispettato, concentrandoli tutti nel periodo di chiusura della struttura. L'amministrazione comunale si è fatta carico dei costi complessivi della ristrutturazione e ha potuto realizzare due obiettivi: completare i lavori nei tempi stabiliti senza creare grossi disguidi alle famiglie e offrire nuovi posti alle giovani famiglie della città. Viene consegnata quindi alla cittadinanza una struttura moderna ed efficiente, dotata delle migliori soluzioni in termini di sicurezza, fruibilità e sostenibilità ambientale, in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni delle famiglie che hanno la necessità di fare assegnamento su un servizio di così delicata natura.